Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Sì, sto parlando ancora di Final Fantasy XVI, perché dopo lo State of Play di ieri, ragazzi, adesso sono ufficialmente salito anch'io sull'hype train. È vero che comunque Final Fantasy XVI inizialmente mi poteva dare, non dico delle vibes positive, o praticamente mantenuto una sorta di self control e ho cercato di avere una sorta di cauto ottimismo, chiamiamolo così, però dopo lo State of Play di ieri sera, ragazzi, posso dire ufficialmente di essere salito sul treno dell'hype, quindi sono salito ufficialmente sull'hype train e non vedo l'ora di giocarlo. Ci sono tante cose che comunque in questo periodo hanno fatto vedere, concentrandosi molto sul lato del combat system, concentrandosi molto anche sull'enfatizzare quello che sarà il personaggio di Clive Rosefield, empatizzare con i personaggi che ci affiancheranno durante tutta l'avventura, ma ragazzi, c'è una cosa in assoluto che ieri mi ha fatto balzare dalla sedia, che dici, sai, non è che sia chissà che cosa, non è neanche, diciamo, una componente particolare di un Final Fantasy, ragazzi, ma sono presenti le cacce. Finalmente su Final Fantasy XVI potremo cacciare in tempo diretto, quindi cioè potremo combattere direttamente le creature da cacciare e inserito in un gameplay di questa mentalità, o comunque inserito all'interno di un gameplay action, totalmente action, secondo me potrebbe essere uno dei punti di forza di questo gioco. Ne sono assolutamente convinto, anche perché già su Final Fantasy XII, che per me rappresentano praticamente il massimo criterio e la massima punta di divertimento per quanto riguarda il cacciare all'interno di Final Fantasy, inserito come, diciamo, side event, come side quest, chiamatelo un po' come volete, inserito su Final Fantasy XVI non solo la trovo una cosa molto coerente con, diciamo, tutto quello che abbiamo attorno, quindi un'ambientazione molto pseudo medievale, mi verrebbe quasi da dire, anche se forse non sarebbe il termine corretto, ma vedere appunto i cavalieri, le armature, spade, scudi, proprio una sorta di ambientazione, io la chiamo medievale, potrei anche sbagliarmi, però io ci rivedo molto come ambientazione medievale. Le cacce sono assolutamente la scelta che sinceramente non mi aspettavo, ma che desideravo in fin dei conti. Cioè è una cosa che appena ho visto ho detto, cazzo, perché non ci ho pensato a questa cosa? Anche perché, ripeto, secondo me sono contestualizzate nella maniera più logica possibile. Ripeto, per il periodo storico, ma soprattutto anche per la ispirazione, no? Dei modelli e l'ispirazione anche del contesto del nostro gameplay, le cacce sono perfette. Le cacce sono perfette, soprattutto in un stile di gioco totalmente action. Quindi quello è sicuramente un pezzo che mi ha fatto saltare dalla sedia. Poi ovviamente sono state trattate anche argomentazioni che in realtà erano già state presentate e discusse sul PAX Est. Su questo effettivamente devo ammettere di esserci rimasto un po' male, perché mi aspettavo comunque di vedere qualche elemento in più dal punto di vista di RPG, quindi magari vedere un pochettino come funzionano le statistiche, se ci sono magari degli scaling, no? Che si possono ottenere in base alle abilità che si apprendono. Abbiamo visto che comunque le abilità si possono apprendere, si possono masterare, si possono potenziare con ovviamente i punti abilità che andiamo ad accumulare durante i combattimenti, che è comunque una meccanica abbastanza RPG, se devo dirla tutta. Su questo penso che non abbiamo nessuno dei dubbi a riguardo, però effettivamente mi sarei aspettato di vedere qualche cosina in più per quanto riguardava l'aspetto RPG. È normale che per un Final Fantasy
far digerire la pillola, mettiamola così, per far calare la pillola a tutti i fanatici che sono amanti dei giochi a turni, devono in un qualche modo farli innamorare di questo combat system, di farli innamorare i giocatori di questo genere action, perché stiamo parlando esattamente di un genere action. Però da un lato io avrei preferito anche che si parlasse e comunque si mostrasse di più per quanto riguardava la componente RPG. È vero che comunque alla fine di questo State of Play c'è stato detto che avremo la possibilità di vedere altro durante ovviamente queste settimane prima del rilascio, che vi ricordo essere il 22 di giugno, quindi ufficializzata la data di rilascio già da un bel po', però ovviamente vedremo degli altri contenuti. C'è ovviamente un contenuto che io assolutamente non andrò a guardare, ovvero il contenuto endgame, dato che è stato per l'appunto annunciato anche magari uno showcase, o è stato annunciato in teoria comunque, diciamo, non dico un altro State of Play, ma probabilmente degli altri trailer o comunque degli altri game footage, dove avremo la possibilità di vedere anche porzioni finali del gioco, che assolutamente non guarderò, mi astengo appunto dal guardare questa roba. Però ragazzi, ufficialmente sono entrato, cioè ufficialmente sono salito sull'hype train, ci tenevo a dirlo, ci tenevo a farci anche un video a riguardo, che non perderà tanto tempo, perché appunto mi interessava soltanto dire una mia opinione per quello che è stato ieri questo State of Play, una sorta di riflessione a mente ancora esuberante da quello che abbiamo visto ieri. Le novità in realtà sono state veramente veramente spicciole, cioè non si è visto tantissimo per quanto riguarda la novità, soltanto alcune sequenze di immagini nuove e alcune sequenze di immagini che ovviamente hanno fatto vedere tutta la bellezza grafica del gioco. Però sì, fondamentalmente mi sarei aspettato di vedere qualche cosina, una punta in più di RPG. Sinceramente parlando, mi sarei aspettato di vedere una punta in più di RPG. Niente, ragazzi, io non vedo l'ora di poter mettere le mani su questo titolo. Spero che anche voi abbiate goduto un pochettino nella visualizzazione di questo State of Play. Sarei molto curioso anche di sapere qual è la vostra opinione, magari sotto nei commenti fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate dello State of Play di ieri, di quello che avete visto, di quello che vi è arrivato. Io ho avuto delle belle vibes, se devo essere onesto, mi sono veramente eccitato, era da un bel po' che non mi eccitavo guardando uno State of Play, probabilmente dal Final Fantasy VII Remake, che è stato l'ultimo titolo che mi ha probabilmente hypato in maniera esageratamente folle, proprio perché il 7 è comunque il mio capitolo preferito. Però sì, non vedo l'ora di mettere le mani sul pad, di esplorare questo sistema di combattimento, di esplorare tutto questo mondo di gioco. Peccato da un lato che non ci siano i Perry, o almeno a meno che non si utilizzi Titan come Aikon, diciamo le abilità di Aikon di Titan ci siano i Perry o le parate, è l'unica cosa che un pochettino mi dispiace, però avremo la possibilità comunque di parlare di tutto ciò. Ragazzi, detto ciò, viva Final Fantasy XVI, speriamo che possa riportare in auge la saga di Final Fantasy. Io ovviamente vi aspetto con i prossimi appuntamenti e alla prossima.